Bene, direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con i webinar di Crea 3D. Io sono Angelo Paradiso, Application Engineer di Crea 3D. Per chi si collegasse con noi per la prima volta, Crea 3D non è altro che un ecosistema composto da quattro divisioni, quattro business unit, due commerciali e due produttive. Le divisioni commerciali sono appunto Crea 3D e Crea Med. CreaMed che opera nel settore medicale, mentre le due divisioni produttive sono Fabrics, in cui si producono stampanti a filamento di grande formato, e FastParts. FastParts è il nostro service professionale di manifattura additiva. Prima di andare avanti, io vi chiederei un feedback sulla bontà dell'audio, poi vi invito già ad attivare la chat che trovate nella vostra barra di controllo, nella parte più a destra, nella voce Altro. Cliccando su Altro vi si aprirà una tendina in cui potrete selezionare la chat. Da questa chat potrete comunicare direttamente con noi in modo tale da poter rispondere in diretta alle vostre domande. Il runtime di questa sessione sarà di circa mezz'ora e assieme parleremo di un nuovo accessorio disponibile per stampanti BCN 3D, ovvero lo Smart Cabinet. Vedo che ci sono già magari domande sulla possibilità di vedere un attimo il nuovo software di VCN 3D, cioè Stratos. Io magari lascio gli ultimi 10 minuti a ulteriori domande e anche alla possibilità magari di farvi vedere un po' la nuova interfaccia del software, che non si discosta più di tanto dalla precedente, per chi ha dimestichezza anche nell'utilizzo del software Cura. Siamo più o meno ad una delle versioni, se non erro, la 4.5, perciò più o meno si avvicina a quel tipo di software, ma magari nel finale lo vediamo. Allora, iniziamo subito. Questo accessorio, lo Smart Cabinet, è disponibile per le stampanti della serie Epsilon, la W50 e la W27, non per stampanti della serie Sigma. Prima di approfondire l'argomento dello Smart Cabinet, faccio brevemente un accenno a quello che è il sistema IDEX, per chi non lo conoscesse o per chi comunque non ha già a disposizione una stampante di BCN. Poi andiamo subito alla parte più interessante di questo meeting. IDEX è un sistema di stampa diverso dalla classica testina di stampa, in quanto appunto composto da due estrusori indipendenti che possono sia concorrere nella realizzazione della stessa stampa, sia realizzare due oggetti contemporaneamente. Rispetto a un sistema tradizionale, non vi può essere plastica fusa di un ugello che va a colare su parti stampate dell'altro ugello in funzione, poiché la testina di stampa inattiva rimane parcheggiata al lato del piano di stampa. Il sistema IDEX permette inoltre di avere estrusori di tipo indiretto leggerissimi, quindi con un motore distante dalla testa di stampa, e questa leggerezza si trasforma in bassissime inerzie della testa di stampa e quindi ripetibilità nel posizionamento e anche magari velocità di stampa che con estrusori diretti non possono essere raggiunte. Andiamo a vedere in che modalità possono operare i due estrusori indipendenti. La modalità copia permette ai due estrusori indipendenti di realizzare contemporaneamente un oggetto e la sua copia su entrambi i lati del piano di stampa con entrambi gli estrusori. La modalità specchio permette ai due estrusori di realizzare contemporaneamente un oggetto e la sua copia speculare, mentre la modalità regolare di stampa ci permette di stampare o due materiali tecnici contemporaneamente sullo stesso oggetto, oppure in alternativa un materiale tecnico e un materiale di tipo idrosolubile. Per completare l'ecosistema Epsilon abbiamo il nuovo accessorio Smart Cabinet, che ci permette di massimizzare quello che è l'utilizzo della stampante e garantire un'elevata qualità delle stampe grazie al sistema di controllo dell'umidità, mantenendo quelle che sono le proprietà dei filamenti tecnici caricati, o qualsiasi tipo comunque di materiale, additivato o non, inalterato a livello di proprietà, meccaniche che si otterranno dal pezzo stampato. Inoltre, il gruppo di continuità che è posto all'interno dello Smart Cabinet protegge la stampa in corso da eventuali interruzioni improvvise di corrente e blackout. Perché parlo di qualità di stampa correlato a quello che è il sistema di controllo dell'umidità? Perché la quantità di acqua, di umidità, che è contenuta all'interno dei polimeri, influenza pesantemente il risultato di deposizione. Tutti i polimeri vanno, diciamo, a assorbire acqua, ad assorbire umidità, chi più, chi meno.
Sopra l'1% di contenuto di umidità in peso del materiale avremo già un effetto simile a quello dell'immagine in alto a sinistra. Qui vedete come la particella di acqua si è proprio sostituita al polimero durante la deposizione. Sentirete magari durante la stampa, questo vale per qualsiasi stampante si vada a utilizzare a filamento, anche uno scoppiettio, non è altro che l'acqua che viene portata alla temperatura di estrusione che è contenuta all'interno del filamento, quest'acqua, questa umidità. E quando questa umidità contenuta all'interno del filamento arriva a 200, 220, 250 o 300 gradi che siano, a seconda del materiale, nella testina di stampa sentirete quello scoppiettare. Quello non è altro che un filamento umido che deve essere sicuramente essiccato. A livello di risultato di stampa, questo genera tanti microfori che sono poi non tanto micro perché sono visibili anche ad occhio. Per le poliammidi, ad esempio, una volta assorbita umidità da parte del filamento, questa deve assolutamente essere estratta prima di poter stampare. In questo diagramma, ad esempio, vedete in ascisse le ore di essiccamento e in ordinate la percentuale di umidità assorbita dal filamento che sta stampando. Serviranno perciò almeno quelle 8 ore di essiccamento per raggiungere una buona stampabilità del materiale. La temperatura di essiccamento dipende, come il tempo, anch'essa dal tipo di materiale, ma anche da quello che, soprattutto la temperatura, dipende da quello che è il tipo di sistema che sto utilizzando per effettuare questo essiccamento. Quindi se sto utilizzando un forno che opera sottovuoto, un forno elettrico, un semplice dryer, quindi diciamo il tempo e la temperatura dipendono anche dal mezzo che sto utilizzando. Lo stesso sicuramente vale anche per quelli che sono i materiali idrosolubili, a maggior ragione PVA, BVOH. Per garantire una buona stampabilità bisogna sicuramente scendere sotto lo 0,5% di contenuto di umidità nel materiale. Se però dopo aver fatto questa operazione, questo trattamento termico di essiccamento, lascio nuovamente la bobina stampare in un ambiente umidità non controllata, avrò visibilmente un peggioramento in quella che è la qualità di stampa. Per questo motivo, la bobina, dopo il trattamento termico, va posizionata all'interno di un dispositivo come il cabinet, come lo smart cabinet, che resta in funzione anche a stampante non attiva. A seconda del formato, poi possiamo contenere. Fino a seconda del formato proprio della bobina che stiamo utilizzando, possiamo contenere fino a 6 bobine, nel formato classico, quello da 750 grammi, quello che conosciamo più frequentemente, o formati più grandi fino a 2 kg, e in questo caso magari potremo avere, fino a 4 bobine quando andiamo ad utilizzare queste bobine di formato più grande. Ovviamente sui volumi di stampa che stiamo considerando, ad esempio la W50 arriva a 420x300x400 mm, mentre la più piccola 420x300x220. Su questi formati ha sempre più senso utilizzare bobine di formato più grande. Ecco perché, diciamo, la flessibilità dello smart cabinet consiste anche nel poter inserire all'interno non soltanto la classica bobina del formato standard che conosciamo da mezzo chilo a 750 grammi, in alcuni casi anche 1 chilo, ma anche raggiungere e superare il formato da 2 kg. Qui vedete cosa vorrebbe dire dopo un essiccamento in forno lasciare per 4 giorni le bobine aperte in condizioni standard. Condizioni ambiente standard, o comunque in ambiente con umidità relativa del 70% nell'immagine in alto, quindi poco superiore a quelle che sono le condizioni standard, che prevedono il 50% di umidità relativa all'interno di un ambiente, e invece nell'immagine in basso vedete lasciare per lo stesso tempo, quindi 4 giorni, le bobine in un ambiente a umidità controllata. La differenza è importante: per il PVA si evita che quei fili e bave del PVA che vedete nell'immagine più a sinistra, quindi il PVA è quello sulla sinistra. Per il PVA, appunto, si evita che queste bave che si generano dal fatto che il filamento ha assorbito umidità, non passino sul pezzo da stampare, perché quello è un supporto e quindi la parte di supporto non deve andare a colare nel pezzo stampato, nella parte tecnica, perché questo genera poi problematiche
nel materiale che stiamo stampando, che se magari, ad esempio, deve essere intenuta, questi fori prodotti dalle bave rovineranno sicuramente la parte stampata. Per i nylon e i poliuretani termoplastici, le altre due immagini, poliuretani termoplastici per intenderci, ad esempio il TPU o gli elastomeri come il TPE, potete vedere la qualità di stampa con la stessa stampante peggiora nettamente nel primo caso. Mi soffermo sull'idrosolubile e sulle poliammidi, essendo poi quei materiali che più spesso ci troviamo a trattare per quella che è la problematica che oggi stiamo affrontando, ovvero quella dell'assorbimento di umidità. E come potete notare, un po' per tutti i materiali, il grosso dell'umidità è assorbito nelle prime 24 ore. Dopo di ciò il materiale è già in una condizione di scarsa stampabilità e quindi immaginate di fare una stampa in nylon, un bel pezzo in nylon, su un volume di magari un'area di 400x300 che deve svilupparsi in altezza per parecchi centimetri e che magari ci dura 2 o 3 giorni. Noteremo un costante peggioramento al salire in Z. Quindi se non andiamo ad utilizzare un sistema che ci controlla nel tempo l'umidità nel filamento, salendo in Z noteremo questo costante peggioramento del modello stampato e quindi diciamo in questo caso appare fondamentale avere un sistema di controllo dell'umidità. Qui potete vedere anche come da una prova di trazione eseguita su uno stesso provino ad osso di cane, stampato in diverse condizioni, che prevedono esclusivamente l'utilizzo dello smart cabinet a destra e senza smart cabinet a sinistra, magari ve lo rimando da capo il video, si nota come senza smart cabinet a sinistra peggiora di molto quella che è la resistenza a trazione del materiale, di conseguenza l'allungamento a rottura, quindi le caratteristiche meccaniche con lo smart cabinet migliorano sia in campo elastico per il polimero, sia in campo plastico, cioè dopo lo snervamento. Lo snervamento sarebbe il punto in cui si passa dal campo elastico al campo plastico, in cui iniziamo a vedere la strizione nel provino che si va a restringere. Quando vediamo un punto preciso in cui il provino si va a restringere, con lo smart il pezzo stampato con lo smart cabinet è ancora in campo plastico, il pezzo realizzato senza lo smart cabinet è già arrivato al punto di rottura. Quindi a livello di caratteristiche meccaniche, è impressionante quella che è la differenza. Il processo di caricamento che vedete in questo video appare davvero molto semplice ed intuitivo. La stampante è ovviamente dotata di un display per chi non la conoscesse, che permette di selezionare il materiale che si vuole caricare e poi si procede a quello che è il caricamento fisico del filamento. Qui vedete lo smart cabinet. Per le bobine di piccolo formato, fino a 750 grammi, potete anche caricare il materiale in questo portabobine che è dato in dotazione con lo smart cabinet, però non è, diciamo, indispensabile. La bobina può essere lasciata una volta aperta, inserito il filamento nel condotto, può essere lasciata anche senza questo dispositivo, diciamo, di contenitore. Come anticipato, lo smart cabinet svolge anche la funzione di gruppo di continuità per preservare le stampe da eventuali breakout o tagli di tensione, permettendo poi alla stampante di tentare di restare accesa per un tempo non superiore a 10 minuti per poi mettersi in pausa prima di scaricare completamente la batteria del dispositivo contenuto all'interno del cabinet. A livello di materiali stampabili, il sistema di BCN è e resta un sistema aperto di filamenti, perciò qualsiasi materiale di qualsiasi produttore può essere inserito all'interno del cabinet. Quindi possiamo, diciamo, processare un'infinità di materiali che vengono aggiunti mensilmente sul nuovo software Stratos, che ora magari vediamo. Qualora non l'aveste ancora scaricato, il software si presenta abbastanza semplice ed intuitivo da utilizzare, ci permette di selezionare oltre ai materiali anche il tipo di estrusore installato sulla stampante. Difatti, per i materiali compositi adesso può essere utilizzato un particolare estrusore in acciaio che è
evita che il nozzle, che l'ugello vada ad usurarsi per il passaggio delle fibre. Fenomeno che potete vedere verificatosi nell'ugello in ottone che trovate in immagine in basso a sinistra. Quindi ugello in ottone, ugello in acciaio. Qui vedete la differenza di usura di un centinaio di ore di stampa con entrambi i nozzle. Quindi sicuramente poi vado a stampare con un ugello che non è più quello 04, lo 06 o lo 08 che stavo utilizzando. Soprattutto sullo 04 e sullo 06 notiamo questo tipo di fenomeno. In realtà, quando si scende sull'ugello si arriva fino a 02 e si parla di stampare fibre, si ha proprio la difficoltà di estrusione, perciò è raro che si vada ad utilizzare per la stampa di filamenti compositi un ugello inferiore a 04. Ora magari passerei sul software Stratos. Dovreste riuscire a visualizzare l'interfaccia che appare molto semplice. Io ho preconfigurato il software con questa modalità scura, può essere utilizzata la classica modalità chiara, magari a lungo andare diventa meno difficoltoso per gli occhi lavorare in un ambiente di questo tipo. Comunque in ogni caso posso andare a caricare nel menu con la cartellina in alto a sinistra il file che mi interessa caricare. Qui vado ad aggiungere la stampante può essere connessa in rete o meno, posso gestire le mie stampanti, io qui ho connesso la YW50 che ho qui in ufficio, posso andare a selezionare i materiali, l'estrusore, come vedete qui vi accennavo, se riuscite a visualizzare la tendina, che ci è permesso anche attivare l'utilizzo dell'estrusore Otend-X, che è quello per i materiali compositi. Gli altri ugelli sono in ottone. Perché è importante non selezionare 06 in ottone, ma andare a selezionare l'Otend-X? Perché, come vi dicevo, l'Otend-X non è in ottone, ma in acciaio, e quando si va ad utilizzare un Otend in acciaio, la temperatura di estrusione cambia. Cambia la temperatura di estrusione perché l'acciaio rispetto all'ottone dissipa in modo diverso il calore, perciò c'è magari una necessità di aumentare la temperatura di estrusione di quello stesso materiale di circa 10 gradi per avere poi l'effettiva temperatura in punta al nozzle. Quindi seleziono per entrambi gli estrusori i materiali che mi interessa selezionare e poi qui arrivo a visualizzare questo menu a tendina che mi permette di modificare gli oltre 500 parametri di stampa disponibili su questo tipo di software. Per quanto riguarda il software, il mio consiglio è sempre quello di, una volta magari presa dimestichezza con quella che è la base dell'utilizzo della macchina, per sfruttare appieno proprio le funzionalità della macchina, dello smart cabinet, di fare sempre un training, che va dalle 3 alle 6 ore, si cerca di dividerlo magari in 2 giornate. Molto approfondito sull'utilizzo del software e anche a livello hardware della macchina, perché spesso non si ha davvero l'idea di quelle che sono le possibilità che può poi realizzare questo software. Magari se andiamo in estensioni post-processing, possiamo visualizzare anche degli script che ci permettono di avere funzioni particolari sulla macchina che magari non andremo mai ad utilizzare. Sono davvero tante e io dico che in circa 6 ore si riesce ad avere un quadro completo su quello che è la possibilità di utilizzo di questo software. Perciò vi invito a contattare l'Academy di Crea 3D per quelle che possono essere magari le necessità di training o di formazione in generale sul software. Vedo che ci sono anche altre domande. Una domanda sul dispositivo, sulla batteria contenuta all'interno dello smart cabinet da Rivadossi. Ciao Roberto. Allora, sì, praticamente per quanto riguarda lo smart cabinet abbiamo quei 10 minuti di autonomia dopo i quali la macchina non si spegne, cioè o meglio va in pausa, la macchina si arresta nel punto in cui bisognava fermarsi con la stampa, poi quando andiamo ad avere di nuovo corrente, andiamo comunque a ricollegare la macchina all'alimentazione. Ci viene indicato questo arresto e questa messa in pausa della macchina, e ci viene richiesto se vogliamo continuare con la stampa o annullarla. Questo perché quando passa molto tempo, magari andiamo ad attendere un giorno
dallo stop della macchina e quindi dalla messa in pausa della macchina, sicuramente la macchina si è raffreddata, l'ambiente in cui sta stampando si è raffreddato, perciò potremmo avere poi nella ripartenza dei segni sull'oggetto che, oltre ad essere visibili ad occhio nudo, ci portano magari anche a ad avere problematiche a livello meccanico sulla parte stampata. Quindi quella riga che andiamo a vedere nell'oggetto che si è messo in pausa potrebbe portarci poi anche a problematiche dal punto di vista meccanico. Barbara ci chiede se abbiamo installato delle stampanti applicate nel settore dell'ortopedia per la realizzazione di corsetti. Assolutamente, sia questo tipo di stampanti, sia stampanti più grandi come la Fabrics Elemento, le utilizziamo per questo tipo di applicazione. Magari nella chat di Barbara vi indico il contatto della collega Eliana, che si occupa della parte medicale in CreaMed relativa al settore ortopedia. In ogni caso poi magari vi girerò una mail in cui sono indicati anche questi contatti. E poi magari Barbara posso girarle tramite mail anche alcune delle applicazioni sviluppate con la W50 per quanto riguarda i corsetti. Diciamo che la macchina si estende ad un'altezza tale che può già darci la possibilità di stampare per questo tipo di applicazioni. Quando non basta, si va su un formato ancora più grande, metro per mezzo metro per mezzo metro, come ad esempio la Fabrics Elemento. Io, se non ci sono altre domande, vi lascerei comunque i miei contatti, ricordandovi che qui ho sbagliato magari a inserire la data, è il 23 alle 15:30, quindi magari non fate riferimento alla data, il 23 alle 15 se non erro, ci sarà un prossimo webinar su come scegliere uno scanner 3D, quindi magari lasciate un attimo da parte l'indicazione sulla data, avrete anche un'indicazione precisa di quello che è la data e l'ora del prossimo webinar tramite mail, la mail che avete lasciato nel form di iscrizione. E quindi niente, se non ci sono altre domande io concluderei qui la trattazione. Vi ringrazio ancora una volta per aver partecipato a questo breve meeting e vi do appuntamento ai prossimi eventi di Crea3D, e per qualsiasi informazione trovate in alto a sinistra il mio indirizzo mail e il numero di cellulare aziendale al quale potermi contattare. Grazie e buon venerdì e buon weekend.